Ciao amiche ed amici, andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Seguitemi. Bene, mi avete richiesto dopo aver visto il pane che ho fatto con la farina Petra 1 il video, quindi anche se sul canale ce ne sono diversi, vediamo come seguire questo filone. Allora, ho messo le farine in autolisi, avete visto qui ho messo anche un po' di semola, quindi Petra 1 e semola di Altamura. Metto in autolisi oltre 30 minuti, 45 anche un'ora se volete. Dopodiché spezzetto la pasta madre, io in questo caso ho messo la solida. Ci aggiungo l'acqua rimanente piano piano e faccio girare. All'inizio ho girato con la foglia, poi ho messo il gancio. Ho aggiunto poi il sale con il malto e ecco qua l'impasto. L'ho versato sul piano di lavoro e qui ci faccio una sorta di pieghe prima in questo modo. Dopodiché metterò l'impasto nella ciotola. Io sto facendo questo primo impasto di sera. Vedete, ho liato un contenitore, una ciotola, ce l'appoggio dentro. E poi lo coprirò, adesso sono le 22 di sera, e lo lascio tutta la notte a temperatura ambiente, questo perché sta facendo freddo. Ecco qua, ecco l'impasto del mattino dopo, quindi sono passate 6-7 ore, vedete il lievitato benissimo. Naturalmente se la temperatura era alta, quindi in estate l'avrei messo in frigo. Ma adesso ce lo possiamo permettere perché fa molto freddo, siamo a gennaio, quindi sta bene anche a temperatura ambiente. Bene, lo giro sul piano di lavoro, così. E qui andrò a fare il primo giro di pieghe, le classiche pieghe a tre. Voglio preparare questo pane per l'ora di pranzo, ecco perché ho iniziato ieri sera. E adesso facendo le pieghe, un'ulteriore lievitazione in forno proprio prima di pranzo, così avrò il pane bello caldo e croccante. Ok, chiudo bene dopo aver fatto le pieghe in questo modo e poi ci metto un contenitore sopra, lo copro e lo lascio minimo 30 minuti. D'inverno anche 40 vanno bene, quando vediamo che l'impasto si adagia un pochino possiamo fare il secondo giro. E qui sto eseguendo il secondo giro di pieghe. Vado un pochino più veloce. Ho amiche ed amici, scusatemi se in questo periodo sto un pochino assente, non faccio molti video, però ecco, sto sempre qui. D'altra parte siamo ancora in parziale lockdown e quindi qualcosa, pur qualcosa dobbiamo fare, eh? Impastiamo, cuciniamo, eccetera. Bene, dopo io ho fatto soltanto due giri di pieghe, quindi passati 40 minuti, mezz'ora, 40 minuti, procedo per fare la formatura, ma farò una sorta di pieghe e poi formerò direttamente il filone. E naturalmente voi potete anche usare un altro metodo per la formatura, proseguite come meglio credete in questo caso, potete fare anche una pagnotta se volete. Allora, mi allargo l'impasto e volevo dire che per la riuscita, per il buon esito, diciamo, per un pane buono, bisogna comunque usare delle farine buone, eh? Non usiamo una farina così tanto per usarla, insomma, andiamo a leggere le caratteristiche. Non ci devono essere conservanti, deve essere una farina più che ottima.
Io spesso vado anche al mulino a prenderle, ai mulini, naturalmente quelli che trovo vicino casa. Allora, qui come vedete ho piegato, adesso formerò un filone, piego ancora, chiudo, quando chiudo spingo leggermente con le mani per attaccare, altrimenti poi dentro si creano dei vuoti e mi fermo qua. Lo pirlo un pochino così perché cerco di allungarlo. Lo allungo in base al cestino che mi trovo. Ecco qua. Ok, tanto questo poi si aggiusta durante le altre 2 ore presso a poco di lievitazione. Lo adagio sul cestino dove ho messo il telo, ci metto una bella spolverata di semola. Ok, vedete si sono già formate le bolle, quindi penso 2 orette e sarà pronto da infornare. Ok, tutto questo l'ho fatto in mattinata, come vi ho detto prima. Penso per le 11:30 andrò ad infornare. Copro, lo copro e lo lascio a temperatura ambiente. Allora, sono passate presso poco 2 ore, come vedete è cresciuto, è lievitato, faccio la prova dito e io direi che va bene. Nel frattempo ho acceso il forno, modalità vapore con 2 spruzzi di vapore, altrimenti fate come siete abituate, e l'ho messo a 250, lo porto a temperatura. Ora mi ribalto il filone sulla carta forno, sulla pala, come di solito faccio, voi conoscete già il mio metodo. Adesso ci metto un po' di semola, lo aggiusto un pochino e adesso con il mio taglierino ci faccio un semplice taglio, un pochino di lato. Come vedete è molto morbido e quindi non farò disegnini, cose varie questa volta. Ho fatto un taglio in questo modo, con la lama un po' di traverso. E il forno è pronto, ho mandato il vapore ed eccolo qua. Vi scrivo sopra la modalità della cottura, come vedete ho ripreso tutti i vari passaggi. Dopo 20 minuti da 250 ho portato a 220. Io lascio cuocere sempre un pochino a temperatura alta, non vado sotto i 200, 180 soltanto 10 minuti per mettere a spiffero. A noi il pane piace molto colorito e croccante, però se voi volete la temperatura la te basta tenerla più bassa. Allora, è ancora leggermente caldo, però c'è mio marito che sta aspettando il pane, quindi tolgo soltanto l'angolo. Non si fa, il pane si taglia sempre freddo, solo che è buonissimo caldo. Guardate com'è bello, bello croccante e profumato. E aspetto che finisce di freddarsi un pochino e taglio le altre fette. Bene, sono soddisfatta perché è bellissima. A noi piace così, ma se volete, se lo volete più biondo, leggermente meno croccante, non, la temperatura l'abbassate un pochino di più, io l'ho tenuta sempre un pochino alta, come avete visto. Bene, amici, vi ringrazio della visione e come al solito ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!